Ah, io volevo darvi la mia testimonianza dell'utilizzo di questi modelli, ma soprattutto di questo in particolare nei confronti delle banche, perché voi sapete, ovviamente sono socio con Valerio Massimo di Vinci la Banca, che si occupa di consulenza, ma faccio anche il mediatore del credito, quindi ho rapporti costanti e continui con tutti gli istituti, quindi sia istituti molto strutturati dove questi concetti sono all'ordine del giorno e altri concetti invece magari su alcune banche dove vi garantisco non sanno assolutamente niente di quello che noi stiamo imparando. Okay? Quindi la preparazione su questi argomenti è fondamentale per dare l'idea del progetto che l'imprenditore vuole portare avanti. Appunto anche proprio con Alberto recentemente, penso che voi chi ha seguito la trasmissione su Canale Italia sa dei risultati che abbiamo portato a casa in questi giorni, è stato molto importante l'approccio e la documentazione fornita. Io non vi nascondo che molto spesso vedo della documentazione prodotta dai vostri studi, diciamo, concorrenti, anche qua a Vicenza, di studi molto importanti, che assolutamente non sono degli strumenti validi per portare a casa credito alle banche. Quindi io quello che posso dirvi, l'anno scorso ho fatto personalmente di questi modelli perché, nonostante tutto, per me è molto importante essere comunque sempre dentro la pratica. E vi garantisco che lo stupore nella parte degli istituti di credito di vedere la documentazione così sviluppata è stato fondamentale tanto quanto la validità del progetto. Quindi io, ovviamente questa è la mia esperienza, ma ribadisco non di quest'anno, degli ultimi anni, perché l'evoluzione è sempre più marcata in tal senso, di studiare, ma soprattutto di verificare poi la reazione da parte degli istituti al vostro lavoro. Io credo che con questo percorso ormai, come sapete, nell'ambito bancario sicuramente non si torna indietro. Io posso garantirvi che i risultati nei confronti della vostra professionalità, ma dei risultati che porterete ai clienti, sarà sempre maggiore. E saranno poi gli istituti di credito che ci valideranno proprio sulla documentazione che porteremo avanti. Ribadisco, sia su banche che non conoscono assolutamente questi argomenti, perché non hanno questo tipo di preparazione, sia per banche invece abituate con reparti corporate, quindi con magari aziende molto strutturate, dove comunque la nostra figura, vi posso garantire, vi dico, un lavoro fatto l'anno scorso con un'azienda vicentina di più di 50 milioni di fatturato, un CFO che prendeva 180 mila euro, non era in grado di fare assolutamente questi tipi di lavori, tanto per dirvi. Quindi sono rimasti proprio a bocca aperta, abbiamo portato a casa operazioni milionarie. Vi dico non solamente la teoria, ma appunto la parte pratica, perché poi questo percorso è estremamente pratico.